corso di laurea in servizio sociale forma alla professione di assistente sociale. L'assistente sociale è una figura centrale nel sistema di welfare e interviene in tutte le situazioni nelle quali una famiglia, un individuo o un gruppo sociale sta attraversando delle situazioni di difficoltà, di disagio. Il percorso formativo si nutre di conoscenze multidisciplinari che permettono di costruire un profilo professionale solido sia dal punto di vista delle conoscenze teoriche sia dal punto di vista dell'acquisizione delle competenze specifiche che poi andranno spese nell'attività professionale. Gli insegnamenti comprendono materie disciplinari tipiche del servizio sociale che introducono quindi la deontologia, la storia della professione, nonché le tecniche e le metodologie di intervento sociale. A questi insegnamenti si affiancano poi degli insegnamenti che invece approfondiscono questioni di natura sociologica, di filosofia, di economia, di antropologia e di giurisprudenza. Oltre agli insegnamenti in aula, una parte importantissima del percorso formativo è costituito dalle attività di tirocinio. Il tirocinio curricolare prevede un percorso di circa 120 ore nel secondo anno e quindi un percorso che invece sale a più di 200 ore nel terzo anno. Queste attività vengono svolte presso degli enti convenzionati con l'università. Le esperienze di tirocinio vengono seguite e accompagnate da alcuni docenti professionisti che approfondiscono le attività che ciascuno studente e studentessa svolge attraverso dei lavori in piccoli gruppi nei quali si cercano di socializzare e riesaminare tutto quello che viene visto e sperimentato direttamente nell'ambito del tirocinio. Gli sbocchi occupazionali degli assistenti sociali sono molteplici. Molti assistenti sociali lavorano nelle pubbliche amministrazioni, come i comuni, oppure nelle agenzie per la tutela della salute, nelle strutture ospedaliere o presso i consultori o i centri psicosociali. Sono anche molti gli assistenti sociali che poi lavorano nelle cooperative sociali o in altre organizzazioni che gestiscono servizi alla persona. L'assistente sociale non è inoltre una figura che segue le attività di presa in carico delle persone o delle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà. Si stanno sviluppando anche delle possibilità per svolgere questa professione nella forma della libera professione per seguire delle attività di formazione, di consulenza o di supervisione. Un'ulteriore possibilità è il proseguimento degli studi. Ricordo che nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale è attivo un corso di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi sociali territoriali. Nel suo lavoro un assistente sociale può intervenire per fronteggiare le problematicità di una molteplicità di soggetti. I minori, per esempio, che si trovano in una condizione di disagio o difficoltà nel proprio nucleo familiare. Le persone e le famiglie che devono affrontare delle situazioni di povertà o di disagio legati ad altri motivi e che per questo rischiano di rimanere escluse dall'accesso a una serie di possibilità lavorative e di altre forme di partecipazione alla vita sociale. Le persone che si trovano in una condizione di non autosufficienza per effetto di problemi legati all'invecchiamento o a condizioni pregresse e fisiologiche di disabilità fisiche. Altri destinatari possono essere le persone che sono reduci o stanno ancora vivendo un'esperienza di detenzione carceraria. Infine, si possono considerare come destinatari delle attività degli assistenti sociali anche le persone che sono afflitte da problemi di salute mentale. È importante ricordare che per svolgere la professione di assistente sociale, dopo la laurea, è necessario superare un esame di Stato e iscriversi quindi all'albo professionale degli assistenti sociali. L'immatricolazione richiede il superamento di un test di ammissione. Sono disponibili 130 posti e l'iscrizione avviene sulla base della posizione che si otterrà nella graduatoria a seguito del superamento del test di ammissione. Siamo disponibili a ricevere ogni vostra domanda e siamo anche disponibili per fornirvi ulteriori chiarimenti. Potete trovare i riferimenti
nel sito del corso di laurea oppure nelle pagine dell'orientamento dell'Università di Milano Bicocca. Speriamo quindi di vedervi il prossimo anno accademico e di iniziare assieme a voi questo percorso formativo.